Eccoci Fabio, come stai? Ciao Stefano, ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Poi. Vediamo chi è collegato con noi oggi. Allora, eccoci qua. Allora, buongiorno Pantaleo, ho visto un commento, anzi no, un like, una presenza veloce. Vediamo se conferma, qualche persona ci sta già seguendo. Vediamo chi è online con noi e soprattutto chi utilizza la R e la RP, no? E vuole avere a che fare con una personalizzazione maggiore, soprattutto capire anche un pochettino le differenze, no? Oggi parleremo di questo, Fabio, cercare un attimo di capire le differenze che ci sono tra queste due, diciamo, prime presenze del mondo R che piano piano si va ad arricchire sempre di più, insomma. Va a creare, assolutamente. Allora, faccio un attimino allora con la prima slide, diamo un attimo tempo magari a qualcun altro di collegarsi, intanto salutiamo anche Gianni, vedo Giovanni collegato, insomma un po' di persone ci sono. Io Fabio, bando alle ciance, partirei subito. Assolutamente, allora di nuovo buongiorno a tutti e bentrovati. E, no, sostanzialmente questo intervento di oggi nasce un pochino da quello che è stata, come sempre poi, una domanda ricorrente. Abbiamo più volte sottolineato come R ed RP condividano molti aspetti, oltre al fatto di essere ovviamente le prime due nate, no, del mondo R in casa Canon, in buona sostanza, al di là di quelle che sono poi delle caratteristiche tecniche proprio del prodotto, quindi la tipologia del sensore, la risoluzione, eccetera, sappiamo bene che condividono però un accesso ai comandi molto simile. Condividono soprattutto l'aspetto che diventa il trade union di tutti quanti i prodotti del mondo R, ovvero la possibilità di avere una grandissima personalizzazione soprattutto delle ghiere, partendo dal presupposto anche del fatto che le ottiche RF o le ottiche F ed FS adattate con l'adattatore con ghiera possono avere quindi una funzione in più del tradizionale sistema reflex, che è diventato sin da subito, no, una buona motivazione per avvicinarci ad un sistema diverso. In buona sostanza, ecco, vediamo nella prima slide che facciamo riferimento per entrambe al menu arancione, quindi questo qui è un aspetto che sicuramente condividiamo di accesso a questo tipo di customizzazione. Però come vediamo tra EOS R ed EOS RT, troviamo una modalità di accesso differente a seconda del prodotto in questione per andare a personalizzare questi aspetti. Nel mondo R ci ritroviamo nel menu arancione alla quarta voce, dove troviamo in sequenza poi la personalizzazione pulsanti, ghiere e barra multifunzione, mentre nel mondo RP ci ritroviamo sempre nel menu arancione, ma con una suddivisione un po' diversa e che spesso ha messo un attimino in crisi chi si avvicinava per la prima volta alla RP, per dire, visto che noi poi abbiamo sempre, spesso usiamo la R come parametro, certo. Ma dove la trovo la personalizzazione sulla RP? Non la vedo per come l'avete presentata sulla R. E infatti il motivo risiede nel fatto che nel menu arancione dobbiamo scendere alla terza voce, operazioni, slash altro, per poi addentrarci in questa customizzazione, come vedremo. Cominciamo però dal mondo EOS R, quindi anche dal prodotto che di solito ha richiamato un po' di più in questi mesi l'attenzione e le domande degli utenti. Una volta che ci addentriamo all'interno del quarto menu, troviamo, come dicevo, la personalizzazione di pulsanti, ghiere e barra multifunzioni. E ora, uno per uno, vedremo che cosa possiamo andare a personalizzare, quindi, di questo tipo di comandi. Nella personalizzazione dei pulsanti, come vediamo, ci ritroviamo di fronte a un tipo di layout, un tipo di visuale di display che già avevamo visto quando abbiamo parlato del quick menu, quindi è un tipo di voce di customizzazione dalla quale possiamo avere accesso ovviamente da menu ma anche da quick menu, quindi il tasto che troviamo nella parte frontale accanto al monitor LC. Da menu quindi comunque ci ritroviamo con questa visualizzazione nella quale sia sotto l'aspetto fotocamera sia sotto l'aspetto video fotografico sia sotto l'aspetto video possiamo andare a affidare una funzione diversa ad ogni singolo pulsante presente sulla fotocamera, che vediamo come sull'immagine che riporta insomma la stilizzazione della fotocamera viene illuminata in corrispondenza di quello che è il tasto al quale vogliamo affidare una certa funzione. Certo.
Ovviamente Canon parte di default con una serie di funzioni affidate che sono notoriamente state sempre quelle, ma ogni tipo di utilizzo ovviamente richiede una modalità diversa, un incastro diverso delle cose, e quindi noi ne abbiamo comunque la possibilità. Guarda, Fabio, solo una precisazione Sì, rispetto all'uso che ne dimmi. faccio io. La cosa interessante è che c'è questo mondo separato all'interno dello stesso menu tra foto e video, che rispecchia concettualmente anche la possibilità di tenere dei settaggi diversi tra foto e video proprio in macchina, che questa è una grande novità, è una grande possibilità che è stata data proprio nella EOS R immediatamente, no? Con il tasto Mode e poi premi Info. Perché c'era il Certo. problema che, ad esempio, quando passavi dalle foto al video ti trovavi un tempo, diciamo, di Settaggio realizzazione. Eh sì, dei sbagliato. settaggi sbagliati, magari stavi a un 5 centesimo, non andava bene per il video e dovevi Non ci facevi rimodificare. nulla. Quindi questa Certo. visione di poter personalizzare in maniera diversificata tra foto e video è un po' una caratteristica aggiuntiva, no? Del Ma sistema R. assolutamente, penso che sia anche una naturale, come dire, conseguenza del fatto che ovviamente ad oggi, ormai da anni, i prodotti si rivolgono parimenti a fotografi e Certo. videomaker, e quindi bisogna riservare lo stesso numero di attenzioni e personalizzazioni. Premesso che ci sono molti che si dedicano ad entrambi gli aspetti e molti che si dedicano esclusivamente ad uno dei due, e quindi è giusto che i due mondi siano separati, ma allo stesso tempo facilmente. Facile far interagire l'uno con l'altro. Chiaro. Passiamo a quella successiva, quindi la personalizzazione delle ghiere, che poi diventa un po' il motivo di queste slide, no? Ovvero il fatto che noi siamo stati sempre abituati più o meno a trovare sulle reflex le due ghiere attivabili con indice e pollice, quindi una superiore e una posteriore, notoriamente, che però risiedeva di solito sulla destra del display dell'LCD, e che avevano di solito, quasi tutti le utilizzavano con la stessa modalità, tempi sopra, diaframmi dietro, no? Certo. E poi l'accesso agli ISO di solito si riservava a premere un pulsante e poi girare la ghiera. Con il mondo R diventa tutto più facile, diventa tutto più professionale, diventa tutto più veloce da attuare, come abbiamo spesso sottolineato, la possibilità di non dover mai staccare l'occhio dal mirino, no? E quindi noi abbiamo queste tre ghiere, come vedremo adesso, una superiore da attivare con l'indice, una posteriore ma non accanto all'LCD, ma sopra, vicino al, diciamo, all'altro comando da muovere con il pollice, e poi la grande novità del sistema R, come abbiamo già sottolineato, una da attivare con la mano sinistra in corrispondenza della lente, che ci aiuta anche a tenere una stabilità maggiore dell'ottica, soprattutto se l'ottica in questione è importante o è un teleobiettivo. E quindi vediamo come nelle tre, appunto, ho affiancato tutti e tre le possibilità. Il menu chiama ghiera principale, la ghiera superiore da muovere con l'indice, ghiera controllo rapido, quella posteriore da muovere col pollice, e poi l'anello di controllo ovviamente fa riferimento a quella dell'ottica. E vediamo come ogni ghiera dà accesso a una serie di funzioni. Quindi troviamo nella ghiera principale tempi, diaframmi o la possibilità, anche volendo, di disattivare quel tipo di funzione. Nella ghiera di controllo rapido, ovvero quella posteriore, diaframmi, tempi, ISO, o anche in questo caso la possibilità di disattivarla, e poi abbiamo invece la ghiera di controllo sulla lente, che ci dà mille possibilità, come vediamo, che fanno riferimento sempre a tempi, diaframmi, ISO, o alla possibilità di cambiare l'esposizione, sopra, sotto esposizione. E in più ci dà la possibilità di scegliere se farlo immediatamente quando abbiamo accesso alla ghiera, quando muoviamo la ghiera, o previa pressione del pulsante di mezza corsa, quasi una certezza in più di volerlo davvero fare e non farlo erroneamente. Certo. Quindi diventa veramente un panorama molto ampio di personalizzazione di quelli che poi sono i comandi. Assolutamente l'ABC della fotografia, quindi tempi, diaframmi, ISO, e che ho trovato anche come feedback degli altri, delle persone incontrate in questi ultimi tempi. Ognuno muove più o meno in maniera differente. Io, ad esempio, personalmente mi trovo moltissimo con tempi sopra, quindi da muovere con l'indice, i diaframmi sull'ottica e gli ISO col comando posteriore. L'ho trovata come una quadratura del cerchio, lavorando sempre in manuale. Certo. Poi è ovvio che chi lavora in priorità dei tempi o dei diaframmi, come dire, sceglie un mix,
diverso di questi controlli. Certo, intanto Federico ci chiede, scherzando ovviamente, sono alla quarta diretta con Fabio, alla quinta vinco qualcosa. Beh, io direi un ritratto fatto con la EOSR a questo punto, Potrebbe essere una no? Un buona buon cosa. premio. Non so se Federico è d'accordo e contento, ma insomma, noi glielo possiamo Un offrire. ritratto fa sempre piacere, fa Fatto, sempre piacere. Ok, passiamo all'ultima voce di questo menu arancione della EOSR, che è appunto la tanto chiacchierata barra multifunzione, detta anche touch bar. Perché tanto chiacchierata l'abbiamo già sottolineato nelle altre dirette, perché è stata una novità inserita in questo sistema R. Perché molti non ne vedevano il motivo, molti non la trovavano, come dire, intuitiva nell'utilizzo, e forse intuitiva probabilmente non lo era, richiedeva, come tutti i nuovi sistemi, conoscere come attivarla, come disattivarla, come utilizzarla, e questo vuole essere un'ennesima occasione per saperlo, perché continuo a vedere persone che, come dire, sgranano un po' gli occhi, no? Quando capiscono come fare. certo. E, come vediamo nell'immagine a sinistra, di utilizzazione della macchina, la barra multifunzione touch bar si trova sulla destra, subito sulla destra del mirino del viewfinder elettronico. È un comando che, se non lo si conosce, non dà alcun fastidio, non dà alcun limite, però sapendolo bisogna essere consapevoli del fatto che, proprio perché è una novità, che quindi non era conosciuta dai possessori dei precedenti sistemi di Canon, Canon lo fa partire di default disattivato. Quindi noi, quando spacchettiamo la macchina in buona sostanza, e tocchiamo in qualsiasi modo questa multi-touch bar, non succede assolutamente nulla. Da menu si va appunto in questa voce che abbiamo appena detto, menu arancione, personalizzazione, e si decide anzitutto, dove vediamo lì non assegnato, se assegnargli una funzione o meno, quindi se attivarla o meno. Una volta che scegliamo di attivarla, le possibilità che troviamo, assegna funzioni di ripresa qui sulla destra di questa slide, ci dicono quali funzioni gli possiamo affidare. E come vedete, sono funzioni, a parte la sensibilità ISO, diverse da quelle che fino ad ora abbiamo affidato invece alle ghiere. Quindi diventa un ennesimo controllo in più, un'ennesima possibilità in più che abbiamo. Sottolineo il fatto che per attivare e disattivare, una volta che gli è stata assegnata una funzione, basta una leggera pressione di un secondo nemmeno, o sulla sinistra o sulla destra della multi-touch bar. Una leggera pressione, intendo proprio uno sfiorare questo tipo di barra multifunzione, e a quel punto noi la ritroviamo attiva. Nel caso in cui abbiamo cambiato il nostro parametro e non ci interessa più toccare quella funzione, basta ritoccare per un altro secondo, a una delle due estremità, la barra, e quella si disattiva nuovamente. Quindi, come vediamo, è un innesto, un tentativo che Canon ha provato a fare nel sistema R, e che sinceramente ho trovato anche delle persone che felicemente la utilizzano, più nel video ho notato che Vero. fotograficamente. Però, ripeto, dipende dagli utilizzi, che ormai sono veramente di ogni natura, che si possono o non possono fare. Altra cosa che si può scegliere, scusate, torno indietro, ovviamente si ha una doppia funzione, sia quando noi siamo in ripresa, sia quando siamo in visualizzazione, quindi si raddoppia ulteriormente la possibilità che ci lascia questa barra. E in più abbiamo la possibilità di scegliere anche la direzione nella quale attivare e disattivare la scelta di customizzazione che vogliamo fare, e anche che tipo di scelta, a quale tipo di scelta corrisponde il movimento che gli facciamo fare. È ovviamente un tipo di customizzazione molto da anni 2020, perché niente di simile c'era stato in precedenza, e soprattutto strizza molto l'occhio a una generazione di fotografi e videomaker che sono molto più confidenti con il touch che con i pulsanti, perché questa qui è una cosa da non dimenticare mai. Un ragazzo di 20 anni ha una confidenza con il touch che un fotografo di 60, ovviamente, Certo. per ovvi motivi, ha in maniera un po' minore. E quindi ho notato, al di là della scelta fatta più dai videomaker che dai fotografi di utilizzo di questa, anche un apprezzamento maggiore da parte delle nuove leve fotografiche e video di una funzione simile. Bene, benissimo.
Vediamo un attimo. Passiamo al menu. Intanto sono curioso di sapere tra chi ci segue, chi usa R, chi RP, chi per caso tutte e due. Vediamo un attimo tra i commenti, intanto. Vai, vai. E chi aveva personalizzato o meno questi comandi? Perché Certo. io trovo molte persone che, come hanno preso la macchina, cosa che è sempre stata, poi nel mondo fotografico, come prendono la macchina la utilizzano, indipendentemente se quelle funzioni gli sono comode o meno messe in quel modo. È stato sempre un crescendo negli anni la possibilità di personalizzare i comandi, oggi è proprio a 360 gradi la possibilità, quindi è un peccato davvero quando vedi persone che poi diventano matte per adattarsi a un sistema che non è il loro. Certo. Come dicevamo nella prima slide, nel mondo EOS RP è un po' diverso l'accesso, quindi a questo tipo di funzioni. Quindi ci ritroviamo sempre nel menu arancione, ma non abbiamo più varie sottocartelle, ma abbiamo direttamente varie voci. In questo caso, per muoverci a parità di personalizzazione di comandi, di aree, dobbiamo fare riferimento alla terza voce in questione, ovvero operazioni altro, che rimane un po' generica. Io riconosco che non è molto intuitivo arrivarci e passare per operazioni altro, però così è, quindi da menu bisogna muoversi in questo modo. E la prima differenza che notiamo rispetto al mondo R è che di tutte le nove funzioni, che adesso vedremo più o meno una per una, non c'è ovviamente, trattandosi della RP, la multifunzione, la barra multifunzione, perché quella è una prerogativa della EOS R. La RP non ha questo tipo di comando. E quindi troviamo questo sottomenu di operazioni altro che verte su nove voci. Le prime tre sostanzialmente fanno riferimento tutta alla stessa tipologia, ma applicata alle tre ghiere, ovvero ghiera superiore, ghiera posteriore e ghiera sulla lente RF. La possibilità di scegliere la direzione oraria o antioraria nel movimento dei tempi, dei diaframmi o del ISO. È importante perché è ovvio che è abitudine ed è tradizione che tutti lo facciano in maniera oraria, ma non è, mi è capitato già in più occasioni di persone che si trovavano normalmente a farlo in maniera antioraria. Quindi nelle prime tre voci abbiamo la possibilità di fare questa scelta. Andiamo avanti, ci troviamo nella voce 4 che ci dà ancora una finezza in più, ovvero la sensibilità dell'anello di messa a fuoco della ghiera dell'obiettivo. Quindi poter modulare un po' di più o un po' di meno la sensibilità del movimento della ghiera. Per arrivare invece a quello che è una cosa decisamente diffusa nella personalizzazione dei comandi, la personalizzazione dei pulsanti la troviamo alla voce 5. E diventa una stessa identica visualizzazione del display parallela a quella che abbiamo visto nel mondo R. Quindi ogni tipo di tasto ha una funzione che possiamo scegliere e abbiamo un riferimento molto semplice per individuarla. Certo. Di questo avevamo sottolineato nel mondo R, e vale ovviamente anche per quello RP, l'utilità, dove vediamo questi simboli delle frecce cursore, di affidargli la possibilità di movimento in modo da avere, grazie al joystick, diciamo al joystick, alle frecce che abbiamo fisicamente sulla macchina, la possibilità di muovere il punto di messa a fuoco all'interno di tutta l'area. Chiaro. Tra le personalizzazioni che sto leggendo, gli utilizzatori che ci seguono hanno la R. C'è Lorenzo che dice che sulla touch bar ha impostato la sensibilità ISO, mentre Massimo la valutazione. Valutazione di cosa? Delle foto, cioè proprio le stelle 1, 2, 3, questo? Sì, forse ci dovrebbe essere anche, se non ricordo male, c'è anche, adesso lo guardiamo perché le avevo messe tutte quante, no, registrazione, F, personalizzazione utente, forse la personalizzazione Forse in utente quello. era entrata Che non nel la... secondo sottomenu. Sì, probabilmente. Il rating fondamentalmente, quindi. Sì, una originale, non l'avevo mai sentita come personalizzazione. Diciamo che l'ISO è anche abbastanza originale e sorprende anche che lo abbiano inserito anche in quelle funzioni, perché comunque potendogli affidare una ghiera direttamente è piuttosto utile. C'è Certo. da dire che c'è un mondo di utilizzatori del sistema R che non ha né le ottiche RF, magari né l'anello adattatore con la ghiera aggiuntiva, Certo. e che quindi la terza funzione dell'ISO o passa appunto dalla multi-touch bar. O io ad esempio quando non ho un'ottica R o l'anello adattatore
l'ha imposto da previa pressione di un tasto e poi sulla ghiera Sì. posteriore, quindi in maniera un po' tradizionale reflex. Sì, comunque Massimo ci conferma che era il rating, le stelline, sì. Il rating. Ma quello è un lavoro da fare nei momenti di stop Tra uno tra un scatto e momento l'altro. fotografico e Ne l'altro. parlavamo con te proprio. Esatto. Quindi dicevamo, arriviamo al 5, quindi la personalizzazione dei pulsanti, e passiamo invece alle ultime quattro voci. Ci soffermeremo ovviamente sulla voce numero 6, ovvero la personalizzazione delle ghiere, però nella RP. La facciamo nella slide successiva. La 7 è interessante perché io, in qualsiasi gruppo o Facebook o fotografico, in generale, trovo, soprattutto da quando sono decollati il segmento mirrorless, molti utilizzatori di ottiche a fuoco manuale. Queste ottiche a fuoco manuale, tu quando le monti sulla macchina non c'è alcuna forma di vita nella macchina. Bisogna andare proprio su questa voce, la numero 7, rilascio otturatore senza obiettivo, in modo da dare comando alla macchina della serie. Anche se tu non senti nulla perché non senti attaccata su di te un'ottica proprietaria o compatibile, tu scatta. Quindi questo è l'input che noi diamo alla macchina scegliendo di attivarlo o disattivarlo. E nel caso in cui abbiamo delle ottiche a fuoco manuale, bisogna necessariamente attivare questa funzione. Per avere la possibilità di scattare. Certo. Quindi questa qui è una cosa che spesso ci viene chiesta e che oggi lo possiamo dire, nel menu della RP la troviamo proprio a questa Alla voce. 7. Ed è poi tra l'altro la scelta delle ottiche manuali di solito proprio degli utilizzatori della RP più che della R. Poi andiamo all'8, ritrazione obiettivo allo spegnimento e infine 9, compressione audio, quindi un po' minori come voci quelle successive. Come vi dicevo, mi volevo soffermare proprio per concludere questo tipo di personalizzazione del mondo R su quello che è nella RP la personalizzazione delle ghiere, che come vediamo quando arriviamo alla voce in questione è tale e quale a quello che abbiamo visto nel mondo R tradizionale, nella R diciamo di fascia superiore. Cambia, ma giusto veramente qualcosa. Quando entriamo nelle funzioni da poter affidare, la ghiera principale dà luogo alle stesse identiche funzioni. La ghiera invece di controllo rapido, ovvero quella posteriore da attivare con il pollice, notiamo che perde la possibilità di affidargli l'ISO. Quindi noi nel caso della RP possiamo fare riferimento a tempi o diaframmi nel caso della ghiera di controllo rapido. Mentre per quello che riguarda l'anello di controllo delle ottiche RF sono assolutamente le medesime tutte le possibilità che possiamo affidarci, tempi, diaframmi, ISO, sovra e sottoesposizione, previa pressione del tasto di mezza corsa o meno. Quindi rimane praticamente, salvo veramente una piccoletta, che però può essere utile, la stessa identica. Non è poco perché vuol dire che l'utente della RP al pari dell'utente della R si avvia allo stesso identico modo in questo nuovo sistema e quindi con la possibilità, una volta che ha preso in mano un prodotto, di poter utilizzare anche i successivi con grande facilità, sia che venga dalla RP sia dalla Chiaro. Bene, bene, bene. Fabio. perché sennò poi Sì, diventano troppe. assolutamente. Allora, intanto vediamo che se rispetto a queste slide, a queste personalizzazioni ci sono delle domande, delle curiosità, magari anche rispetto all'uso che ne fanno. Prima parlava Gianni di un uso statico per la quale la EOS R, diciamo, è perfetta, dice, quindi non so quanto di queste ghiere, di queste personalizzazioni faccia utilizzo. Sicuramente con la EOS R e vabbè, anche RP è entrato prepotente questo discorso di avere in mano uno strumento e doverlo farlo proprio, no? Quindi personalizzare il più possibile tante voci, tanti comandi che insomma io stesso. Venendo dal mondo reflex, no, ero più abituato, la prendo e continuo a fare quello che ho sempre fatto, no, perché la 4 era il continuo della 3, la 3 della 2, la 2 della 1, no? Quindi in qualche modo ti portavi appresso delle abitudini che invece con il sistema R hai dovuto un pochettino rimodellare proprio in funzione di una serie di funzioni nuove, no, che sono state introdotte.
Ma è assolutamente giusto in una prima fase di contatto con il prodotto R muoversi tradizionalmente. Altrettanto giusto è conoscere la macchina e poterla utilizzare non al 20% delle sue possibilità, ma almeno al 50%. Quindi questo è crescere e conoscere il prodotto, che come abbiamo sottolineato più volte, per molti fotografi diventa limitante conoscere in maniera un po' monca, un prodotto che invece offre tanto di più. Certo. Perché è quello che ti fa apprezzare poi le possibilità, perché poi ti semplifica la vita fotografica. Certo. Tornando all'osservazione che dicevi della persona di poco fa, utilizzo statico, in realtà no, sicuramente non è una 1DX, ma non è che con una R non ti puoi permettere di fare foto, diciamo, con soggetti dinamici, posso pensare, che ne so, una partita di pallone, una partita di basket, te lo puoi permettere come. Certo. Mi dirai che il tipo di funzioni di cui abbiamo parlato ora valgono sempre, perché senti diaframmi e ISO su qualsiasi fotografia tu faccia, Quella sono quelli. Può essere più o meno veloce l'accesso a quel comando, però sempre ti ritorna utile. Nel caso di una fotografia più dinamica, può tornare utile il discorso che abbiamo fatto qualche puntata fa, sulla personalizzazione delle aree di messa a fuoco, dell'inseguimento del soggetto. Allora lì torna utile conoscere quel tipo di customizzazione, che è un discorso diverso e fa riferimento ad una voce diversa nel certo, corso. certo. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, vediamo un attimo se ci sono delle domande o delle curiosità rispetto, diciamo, a questi argomenti che abbiamo trattato oggi. Una cosa rispetto alla diretta scorsa, Fabio, ma poi hai verificato quella cosa del rating delle stelline se è leggibile da vari No, software? perché mea culpa, mea culpa, mea grandissima culpa, ma ti prometto che lo Ok, faccio. no, era solo per curiosità, proprio perché Massimo aveva recitato l'argomento, no? E quindi ero curioso di sapere se c'era stata una verifica. Adesso magari Certo, no, però prometto che lo farò. va bene, la grande. Era proprio una curiosità in diretta. Allora, Fabio, nel senso, speriamo di rivederci presto, anche a partire da questo mese, se non all'inizio del prossimo, sul campo, no? Con qualche uscita e. Lo stavamo dicendo. Esattamente, cioè cerco. Speriamo con le dovute accortezze, con delle nuove modalità, perché no, di poter però tornare a parlare di qualcosa di nuovo, messo dentro la macchina e non di qualcosa di già fatto. Certo. È ovvio che lo stimolo e il traino è sempre quello. In questi mesi io ho visto che gli utenti scalpitavano, giustamente, gli amatori per passione, i fotografi inevitabilmente per motivi lavorativi, però ho visto che non si è fermata ed è diventato paradossalmente, cioè per fortuna, almeno utile questo aspetto di conoscenza maggiore di ciò che si ha, di possibilità di valutare e ponderare maggiormente un acquisto per fare un upgrade, che ho visto fare in questi mesi. Quindi mi auguro che tutto quello che noi abbiamo provato a comunicare in queste dirette o gli scambi di informazioni e di fotografie anche tra gli utenti di questi mesi abbiano portato ad una voglia ancora maggiore da poter riversare sul campo insieme a me, ad esempio, insomma, Certo. qualche photo wall. Certo. Tra l'altro ricordo a tutti quanti che abbiamo attivato le tessere di Camera Service mensili, non c'è alcun obbligo di rinnovo assolutamente, la prima delle quali è gratuita, quindi non comporta niente a nessuno, ma che permettono di avere anche nella prima gratuita una consulenza personalizzata a partire da 15 minuti, che può essere proprio d'aiuto al momento dell'acquisto o prima dell'acquisto, no? Per cercare di capire, guarda, ho letto tutte queste cose, ma c'ho quest'ultimo dubbio, c'ho quest'ultima curiosità, no? Oppure l'ho appena presa e non riesco a personalizzare, a ottimizzare questo passaggio. Mi potete dare una mano? Camera Service si è messa a disposizione, quindi l'invito è iscrivetevi, sentite insomma l'amministrazione per quanto riguarda la tessera e cercate di sfruttare questa opportunità che non è assolutamente scontata. Allora. No, più che altro poi il consiglio è sempre quello di sbattere la testa e cercare di trovare anche da soli volendo delle soluzioni, però poi a un certo punto se la cosa non si sblocca chiedete, cioè Sì, non c'è altro assolutamente. Anche perché più l'animale. di questo non possiamo fare. Rispondiamo solo a Gianni e poi con questo magari concludiamo, che ci dice: non sono d'accordo, purtroppo questa grande macchina, secondo le mie esperienze, nasce per un utilizzo mirato. Per le foto dinamiche c'è bisogno di uno strumento diverso, poi per carità ognuno ha le proprie esigenze e esperienze. Allora provo a dare una prima risposta io e poi magari ti lascio a te la conclusione.
ovvero che effettivamente anche nel corso di queste dirette ti sei cristallizzato in una posizione anche tra l'altro abbastanza strana. Sì, nella diretta video sei fantastico, sei frizzato in modalità stranissima. Sì, molto bello. Prova a fare una cosa, prova a togliere la condivisione schermo e rimetterla, vediamo cosa succede. Magari ci riprendiamo, ti riusciamo a... Prova a togliere un attimo perché sei cristallizzato. Niente, ti stiamo perdendo. Allora, rimetti un attimo le slide, vediamo un secondo se ti recuperiamo. Sei proprio... Sì, no, no. Non ti fermo, ti fermo. Vado alla conclusione, racconto io velocemente. Gianni, assolutamente, vado alla diretta, cioè, o meno, diverse, perché nella diretta c'è anche un strutto per lavorare, ma ci sono proprio quattro dei disegni, però se finisce un po' una di quali si tratta di super, cioè, non è che io l'ho andato. Già come dico, frizzato, ma c'è il disegno, adesso è la sede, c'è il disegno, 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 c'è il disegno,